Sono 20 i rossoblù convocati dall'Erba per la gara di questo pomeriggio con il Frosinone. Abruzzese, Bonvissuto, Concetti, Cutolo, Degano, Digao, Farelli, Gabbionetta, Galardo, Galeotto, Ginestra, Grillo, Legati, Mazzarani, Mendicino, Perpetuini, Petrelli, Russotto, Viviani e Zito. A dirigere l'incontro è stato designato Luigi Nasca di Bari, con il quale il Crotone in questa stagione pareggiò 0-0 in quel di Trieste. Nasca sarà coadiuvato dal primo assistente Francesco Altomare di Molfetta e dal secondo Corrado Costa di Albenga. Il quarto uomo è Andrea Adducci di Paola. Ai nostri microfoni Ettore Mendicino. Frosinone, Vicenza, Salernitana, Piacenza. Fermiamoci qua per il momento. Non credi che da queste quattro partite possa dipendere in buona parte il futuro del nostro campionato? Me lo auguro in positivo, chiaramente, perché se non dovesse dipendere da queste quattro partite vorrebbe dire che le cose si mettono male. Perciò assolutamente queste quattro partite sono fondamentali, è necessario assolutamente fare più punti possibili e saremo davvero a un bel punto, perciò ce lo auguriamo tutti quanti. Guardiamone una alla volta, cominciamo dal Frosinone e ci fermiamo qui. Non credi che si debba mettere da parte tutto quello che è stato detto, cioè andare alla ricerca dei come, del perché, dei momenti tattici, tecnici e così via, pensando esclusivamente ad interpretare questa gara per agganciarli? No, ripeto, assolutamente no, perché abbiamo già passato momenti del genere in cui venivamo da serie negative. E la cosa da fare è cercare dove sbagliavamo, lavorare sul campo senza chiacchiere, senza stare poco lì a parlare e dire mancava questo, mancava quell'altro, gli esterni non tornano, non si fa gol, fuorigiochi qui, fuorigiochi là, non servono, bisogna lavorare sul campo e affrontare con la testa al meglio possibile le partite. L'ultima volta accadde con l'Empoli e facemmo una gran gara e ricominciò una serie positiva. Perciò l'auspicio è quello di ripetere quella serie positiva là e questa volta sarebbe, ripeto, una cosa veramente importante. Il Frosinone è abituato a respirare un'aria completamente diversa da quella che sta respirando e che potrebbe cominciare a respirare ancora di più. Potrebbe essere questo il loro punto debole o, ti giro la domanda, potrebbe essere il loro punto forte? Ma sicuramente sono sotto pressione. Sono in ritiro da lunedì, eh? Nessuno se lo sarebbe aspettato a inizio campionato. E ecco, sta proprio qui riuscire a capire se potrebbe essere un loro punto debole o un loro punto forte. Io penso più debole, perché questa squadra è stata sempre aiutata a pensarla in grande dai media. Però è difficile calarsi nella situazione, eh? Dall'inizio del campionato, perciò sicuramente per loro non è facile subire questo tipo di pressioni, venire in uno stadio alla fine delicato, perché quando da fuori dicono andiamo a giocare a Crotone non è mai facile per gli altri, perciò sicuramente questo è un punto a nostro vantaggio, facciamo come se non lo fosse e affrontiamo la partita sempre allo stesso modo.